la parola alla dottoressa Pia Bucella, responsabile della direzione per paesi capitale naturale della direzione generale dell'ambiente. Voglio ringraziarla per la sua presenza, anche per in questi anni aver sempre si è resa disponibile ad un confronto con il nostro paese, con i contenuti che questo nostro paese ha rappresentato non solo in termini oggi di nitrati, ma di altre materie che riguardano il capitale naturale, che è uno dei capitali che noi in qualche modo cerchiamo di tutelare con uno sviluppo sostenibile, anche con strumenti come questi. Quindi le cedo la parola e la ringrazio per il suo tempo. Grazie, buongiorno. Grazie Bernardo, presidente De Bernardinis, che conosco e col quale ho un'ottima amicizia già da parecchi anni, e grazie ad ISPRA di aver organizzato l'incontro odierno e di essere il motore di questo studio. Noi Commissione Direzione Ambiente abbiamo una stima altissima del lavoro svolto dall'Istituto Superiore di Ricerca Ambientale, da ISPRA, in vari settori dell'ambiente, e i pareri emessi da ISPRA sono sempre considerati di altissimo livello scientifico e portati ad esempio dai servizi della Commissione anche con gli altri Stati membri, perché rappresentano veramente un punto di partenza per le decisioni politiche che può essere considerato molto valido. Quindi sono molto interessata a questo nuovo studio che in fondo porta ISPRA ad operare in un ambiente che non è solo di tipo Ministero dell'Ambiente, ma anche agricolo, e confido che il risultato dello studio sia all'altezza di tutte le nostre aspettative. L'agricoltura e la produzione agricola è essenziale per noi, per noi come pianeta, per fornirci il cibo in primo luogo, ma sempre più non solo per fornire cibo, perché ultimamente in questi anni più recenti il settore agricolo fornisce materie prime essenziali, vuoi per energie rinnovabili, vuoi per fibre, vuoi per ricerca medica, che vanno al di là del cibo. L'agricoltura, d'altra parte, per poter continuare ha bisogno di elementi essenziali, suolo e acqua, e ringrazio il dottor Mancin che ha fatto veramente un punto nel suo intervento sull'acqua e sull'esigenza di poter continuare ad avere acque pulite, e d'altra parte sull'esigenza di avere suoli non inquinati per continuare ad alimentare la produzione agricola. Il seminario di oggi si svolge nell'ambito della implementazione a livello nazionale della direttiva nitrati, e la direttiva, che ha ormai più di 20 anni, è nata per garantire una fertilizzazione ambientale e per garantire un equilibrio tra produzione agricola e tutela dell'ambiente. Questo era l'obiettivo alla base della direttiva. L'inquinamento da nitrati è riconosciuto a livello europeo, ma non solo, come un problema serio, perché in primo luogo mette a rischio la salute delle persone, e molto spesso non consideriamo sufficientemente come una appropriata tutela dell'agricoltura e dell'ambiente garantisca un migliore livello di salute delle persone, con
benefici a valle in termini di sanità pubblica e di costi sanitari. E chiaramente l'inquinamento da nitrati non garantisce più, per esempio, acqua potabile. Abbiamo ancora il ricordo delle alghe nell'Adriatico, che è un ricordo purtroppo sempre vivo, e abbiamo ancora le alghe in Bretagna, un'altra zona che soffre da inquinamento da nitrati. La direttiva che tende a prevenire l'inquinamento da nitrati è stato rilevato già proveniente da fonti agricole e capisco che lo studio che verrà discusso oggi esamina l'inquinamento da nitrati proveniente da altre fonti. Tuttavia, a livello europeo, fino ad oggi si concorda nel ritenere che l'agricoltura è la fonte principale per l'inquinamento da nitrati, e soprattutto nelle zone di elevata intensità di zootecnia. Oltre il 90% dei piani di gestione dei bacini idrografici esaminati dalla direttiva quadro sulle acque evidenzia che l'agricoltura rappresenta un elemento di pressione notevole. E questi dati, tengo ancora a ripeterlo, sono dati forniti dalle amministrazioni degli Stati membri, non sono dati che a Bruxelles la Commissione si inventa. Il 46% circa di tutto il territorio agricolo è designato a livello europeo come territorio vulnerabile ai nitrati. E di questo fanno parte 11 Paesi membri, soprattutto del centro e nord Europa, Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Slovenia, ma anche Romania e Malta, che hanno deciso di applicare un approccio all'inquinamento da nitrati basato sull'intero territorio nazionale. Allora, nel nord Europa ci sono aree con elevatissima densità di bestiame e che sono riconosciute come aree con grosse criticità da nitrati. Basti pensare che in Danimarca vi sono 5 volte più maiali allevati che abitanti. E questo trovo che è sempre un esempio che dà una dimensione molto chiara di cosa significa una zootecnia intensiva in alcuni Stati membri. Però non bisogna dimenticare che in Italia, per tornare a noi, il 70% del bestiame allevato si concentra in 4 regioni: Emilia, Romagna, Piemonte, Lombardia e Veneto, che guarda caso sono 4 regioni ad alta criticità da nitrati. E quindi è essenziale individuare una corretta gestione degli effluenti, perché una corretta gestione degli effluenti può contribuire a ridurre del 50% e anche più la lisciviazione dei nitrati nell'ambiente. Quindi è enorme la possibilità di garantire un'agricoltura intensiva, un allevamento intensivo con una riduzione dell'inquinamento delle acque. Questo è un altro elemento.
È chiaro che vi sono anche altre fonti di inquinamento da nutrienti, per esempio le fonti di origine urbana, e penso che queste altre fonti verranno esaminate durante questa giornata. Tuttavia vorrei precisare che anche laddove l'inquinamento dovuto all'agricoltura fosse solo del 20% e se uso il 20% è perché il dato è stato citato in due sentenze della Corte Europea di Giustizia, la Corte ha ritenuto che anche questo inquinamento dovuto solo per il 20% all'agricoltura dovesse essere mitigato in maniera proporzionale da questo settore. Quindi è chiaro che dobbiamo affrontare insieme le attività agricole e l'inquinamento da nitrati. La direttiva, come ogni strumento legislativo, è sempre uno strumento perfezionabile. Nessuno si immagina di aver creato lo strumento perfetto. Tuttavia la direttiva nitrati a tutt'oggi è considerata uno strumento molto efficace e senz'altro lo strumento più efficace per ridurre l'inquinamento delle acque dovuto ai nitrati. E adesso aspettiamo con interesse i risultati dello studio. Penso che una volta che questi risultati, che riguardano una parte del territorio italiano, saranno definitivi e resi pubblici, sarà anche interessante confrontarli con altre situazioni e altri paesi dell'Unione Europea, in modo da arrivare a una valutazione complessiva. Grazie. Grazie.